Oggi solo 7 casi di contagio, è il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Fucino, ordinanze per le irrigazioni sono sospese nei giorni di sabato e domenica. Riaprono i cantieri nel capoluogo, sicurezza per tutti i lavoratori del settore. Linee guida per i balneatori, se ne è discusso in regione con amministratori comunali interessati al problema. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dato importante quello registrato oggi per i casi di contagio in Abruzzo. Rispetto a ieri, infatti, si registra un aumento di solo 7 casi su un totale di 1.045 tamponi analizzati, cioè lo 0,67% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 24 su un totale di 1.187 tamponi analizzati. Ricordiamo che solo la scorsa settimana era stato raggiunto un picco di oltre 150 casi. 306 pazienti, 3 meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 43 in provincia dell'Aquila, 16 meno 3 rispetto a ieri in terapia intensiva, 3 in provincia dell'Aquila, mentre gli altri 1.593 meno 55 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL 90 in provincia dell'Aquila. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 320 pazienti deceduti, più 5 rispetto a ieri. C'è una donna di 45 anni, tra questi di Sulmona. 695 sono i guariti, più 63 rispetto a ieri, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 480 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 37.996 test, di cui 32.608 sono risultati negativi. Del totale di casi positivi, 243 si riferiscono all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 757 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.292 all'ASL di Pescara e 638 all'ASL di Teramo. I 7 casi di oggi si riferiscono 0 all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 1 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 6 all'ASL di Pescara e 0 all'ASL di Teramo. Coldiretti L'Aquila esprime soddisfazione per la decisione di tutti i comuni del Fucino di vietare l'irrigazione nelle campagne nei giorni di sabato e domenica. Le delibere comunali che si stanno firmando in queste ore hanno l'obiettivo di favorire l'innalzamento del livello delle acque, delle falde e dei canali in forte carenza idrica a causa della prolungata siccità invernale. La decisione di porre in essere il divieto è il segno tangibile del forte senso di responsabilità delle amministrazioni comunali nei confronti dell'orticoltura fucense, fortemente provata da una stagione difficile e dalle problematiche che in questo momento di emergenza sanitaria si aggiungono a quella della mancanza di manodopera, dice Angelo Giomo, presidente di Coldiretti L'Aquila. Al di là dei diversi schieramenti politici, i sindaci hanno compreso l'importanza di porre in essere il divieto di irrigazione proprio con l'obiettivo di tutelare la produzione orticola che ha già tante difficoltà. Il Presidente ringrazia per la sensibilità espressa dal Prefetto che proprio nella giornata di ieri avrebbe avallato questo tipo di delibere. Il 4 maggio riaprirà anche il più grande cantiere d'Europa, L'Aquila. In maniera progressiva torneranno in attività circa 500 siti ed oltre 5.000 addetti dopo un mese e mezzo di fermo a causa dell'emergenza coronavirus impegnati nella ricostruzione della città a 11 anni dal disastroso sisma del 2009 che provocò 309 vittime. Per questa ragione il sindaco del capoluogo d'Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha firmato l'ordinanza con cui dispone a tutte le imprese impegnate nei cantieri pubblici e privati del territorio aquilano il rispetto delle disposizioni contenute in un protocollo che racchiude le buone prassi in materia di sicurezza, anticontagio, contrasto e contenimento alla diffusione del coronavirus.
La disposizione, tra le altre cose, pone in capo alle imprese l'obbligo di effettuare test tra i dipendenti per verificare la negatività al Covid-19 entro 14 giorni dalla comunicazione della ripresa dei lavori. Il medico competente dovrà successivamente stabilire la periodicità degli esami. Il protocollo è stato già condiviso con Prefettura, Associazione Edile e di Categoria, Ispettorato del Lavoro, Sindaci del Cratere 2009 e Dipartimento di Prevenzione della ASL, spiega il Sindaco. L'ordinanza è più stringente rispetto ai provvedimenti nazionali vigenti per la semplice ragione che in contesto aquilano è molto differente e più articolato rispetto a quello italiano. Solo nella città dell'Aquila ci sono centinaia di cantieri e le maestranze censite a gennaio oscillavano tra le 5.000 e le 6.000 persone. Si tratta di una città all'interno della stessa città che ogni giorno si muove e vive per contribuire alla rinascita post-sisma. Serve una svolta vera e propria prima che sia troppo tardi. Questo è l'appello lanciato dalle strutture regionali di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Casartigiani, CLAI, Confartigianato, CIA, Confabi, Cooperative, LegaCoop, AGCI e sindacati CGL, CISL, UIL e UGL che unitamente hanno racchiuso la richiesta in un messaggio che ascoltiamo. 1 maggio 2020. Giornata di mobilitazione del mondo produttivo e del lavoro. Le associazioni di categoria e i sindacati abruzzesi chiedono alle istituzioni, al governo nazionale e alla regione Abruzzo misure urgenti straordinarie per contrastare i drammatici effetti economici ed occupazionali causati dal Covid-19. Dalla lotta alla povertà al piano sociale, dalla liquidità per le imprese al potenziamento della sanità pubblica e ancora certezza nell'erogazione degli ammortizzatori sociali, stato di crisi per turismo, agriturismo, commercio, eventi e servizi alla persona, più sicurezza nella ripresa delle attività lavorative, più forza alla ricostruzione post-sisma, nuova programmazione della formazione, dei trasporti, delle infrastrutture e del lavoro. Serve una svolta vera, prima che sia troppo tardi. Nella giornata di ieri, la sezione reati contro la persona della squadra mobile dell'Aquila ha eseguito una ordinanza con cui il GIP Guendalina Bucella, su richiesta del pubblico ministero Roberto Davolio, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in luogo di cura nei confronti di un 35enne aquilano. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del giovane, che in più occasioni avrebbe aggredito sia verbalmente, proferendo insulti e parolacce, sia fisicamente, con strattonamenti e spintoni, la propria madre per ottenere del denaro da utilizzare in seguito per l'acquisto di sostanze alcoliche e stupefacenti di cui l'indagato è dipendente. I ripetuti ed attuali episodi di violenza hanno indotto la donna a rivolgersi alla Polizia di Stato che in modo rapido e tempestivo ha esperito le indagini per accertare quanto avveniva all'interno delle mura domestiche. Il provvedimento cautelare si è reso ancora più necessario in considerazione dell'attuale situazione di convivenza forzata dovuta all'emergenza Covid-19, situazione che avrebbe potuto esacerbare ulteriormente la delicata situazione familiare ed esporre la donna a più gravi forme di violenza. L'accertata situazione patologica in capo all'indagato ha indotto l'autorità giudiziaria ad adottare una particolare forma di misura cautelare da eseguirsi al momento presso il servizio di psichiatria dell'ospedale dell'Aquila. Un nuovo ecografo acquistato e donato dagli alpini al blocco operatorio dell'ospedale dell'Aquila. La cerimonia di consegna del macchinario si è svolta questa mattina al San Salvatore. La donazione è frutto di una generosità del gruppo alpini Vaccarelli all'Aquila e popolazione di Marana. A prescindere dalla consegna il nuovo ecografo c'erano per l'ospedale il dottor Luigi De Clemente, direttore del blocco operatorio, il dottor Pierfrancesco Fusco, dirigente medico dell'unità operativa complessa anestesia e rianimazione del San Salvatore, e il dottor Giovanni Arrigoni, anestesista. Di Clemente, a nome dell'ospedale, ha ringraziato il gruppo degli alpini per aver messo a disposizione l'apparecchiatura che verrà utilizzata per il blocco eco guidato dei nervi periferici per alcune procedure chirurgiche. Dal
15 maggio diverse compagnie aeree metteranno in vendita i loro biglietti per i voli da e per Pescara. In vista di questa scadenza sono già pronti i termoscanner per la misurazione della temperatura e i percorsi guidati per garantire la massima sicurezza. L'aeroporto d'Abruzzo vuole mantenere in vita i collegamenti che sono vitali per l'economia regionale, come spiega il presidente della SAGA Enrico Paolini alla redazione di SOS Coronavirus. Ascoltiamo i passaggi più significativi nell'intervista realizzata oggi. Presidente Paolini, insomma, l'aeroporto d'Abruzzo ha svolto un ruolo importante durante l'emergenza epidemiologica. Sì, noi non abbiamo mai chiuso in realtà, siamo aperti ininterrottamente dall'8 marzo e abbiamo svolto un lavoro molto importante perché avendo chiuso altri aeroporti, il Ministero dei Trasporti come Perugia e avendo limitato molto Ancona, che non hanno quegli elicotteri importanti, il nostro aeroporto in pratica sia per la sicurezza con gli elicotteri delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, carabinieri forestali, guardia di finanza, capitanere di porto, vigili del fuoco e per il soccorso 118 e analoghi, ha servito addirittura quasi 5 regioni. Cioè noi abbiamo servito in questi giorni ininterrottamente l'Abruzzo, il Molise, il nord, diciamo così, il sud delle Marche fino a Ancona compresa, Macerata, a ovest siamo arrivati fino a Ciampino e a sud, oltre il Molise, siamo arrivati fino a Foggia. E devo dire che è stato svolto un lavoro veramente eccellente, sia dagli elicotteri della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della capitaneria, dei vigili e del 118. Io ho 40-50 decolli e atterraggi al giorno e abbiamo davvero potuto essere utili per tanti motivi. Faccio un esempio, quel paziente di Bergamo che è tornato trionfalmente dall'ospedale di Penne, che è stato ricoverato qui da noi, è arrivato all'aeroporto di Pescara a suo tempo con gli elicotteri militari e è ripartito sostanzialmente da qui, e così altri su cui vige la privacy, ma che sono stati magari ricoverati negli ospedali di Campobasso invece che in altri ospedali limitrofi. Quindi abbiamo svolto un lavoro importante, faticosissimo, e colgo l'occasione per ringraziare il personale dell'aeroporto che non si è risparmiato, è stato qui, ha lavorato anche se a ranghi ridotti, sia gli operai della rampa, gli impiegati, i dirigenti, tutti. Io stesso sono stato qui tutte le mattine, compresi i festivi. Quindi un impegno importante, però Presidente, ora bisognerà programmare la riapertura graduale dello scalo e quindi, tra virgolette, la ripartenza dei voli, nonché l'arrivo ovviamente. Sì, è decisivo. Per l'economia abruzzese e per il turismo, ma per l'economia in generale, l'aeroporto d'Abruzzo è il ganglio fondamentale. Qui l'anno scorso avevamo toccato il traguardo storico dei 703.000 passeggeri, cioè un traguardo impensabile fino a pochi anni fa, con una crescita di 60-70.000 passeggeri l'anno, intere città che si spostano. Quest'anno in pratica siamo verso lo zero dall'8 marzo in poi, perché non abbiamo voli, però abbiamo Ryanair che ha rimesso in vendita i biglietti dal 15 maggio e Volotea che dalla fine di maggio, prima di giugno, ha rimesso in vendita i biglietti per Palermo e Catania e l'Alitalia che vende i biglietti già adesso per il 2 giugno per Milano. Ovviamente noi abbiamo bisogno che i voli ci siano, anche se sono semivuoti, perché l'Abruzzo ha bisogno di mantenere i collegamenti strategici, economici, prima di tutto con Milano e la Lombardia, perché si lavora molto lì, ma anche col sud, Palermo, e anche con l'estero. Abbiamo un volo su Francoforte e uno su Bruxelles, che sono molto importanti. Quindi noi abbiamo fatto questa proposta, devo dire che ha trovato consenso e disponibilità nell'assessore regionale Mauro Febbo, che segue le questioni economiche del turismo, e nel suo direttore generale De Santis, si sono già allertati. Abbiamo proposto sostanzialmente di trasformare quel sistema di incentivi che incentivava i passeggeri in più nella fase storica che ci ha portato al traguardo che dicevo, di trasformarlo con una intuizione direi abbastanza intelligente che è tutta abruzzese, in incentivare il posto vuoto di sicurezza a fianco al passeggero. Cioè in pratica noi dovremmo riuscire a convincere le compagnie aeree a volare col posto vuoto, perché quel posto vuoto che divide i passeggeri e li fa volare tranquilli, perché li divide, li mette alla distanza giusta, in qualche modo paghiamo le spese. Quindi rovesciamo per alcuni mesi il criterio. Un aereo che vola con 2/3 dei passeggeri è più sicuro, bene, noi gli paghiamo le spese di quel posto vuoto, a Ryanair, all'Italia, a Volotea, a tutti quelli che fanno i voli in Italia, ovviamente. Questo certo. Ha due enormi vantaggi, sono brevissimo. Uno è quello di far volare la gente in sicurezza, perché non ci scordiamo che il virus c'è, ancora c'è e la cosa è seria e non abbiamo rimedi, non abbiamo vaccini, quindi non possiamo scherzare con il fuoco. Però al tempo stesso permette
a chi lavora in giro per l'Italia di lavorare, ma anche a chi vuole venire al mare in Abruzzo o in vacanza a luglio-agosto di venirci. Perché se io devo partire da una destinazione italiana e sono tranquillo e con un'ora d'aereo, col posto vuoto a fianco a me, l'aria condizionata presso l'interno dell'aereo e la mascherina, è molto più sicuro venire così che con un treno o con un pullman. Quindi voglio dire, noi facciamo anche dell'Abruzzo una destinazione ragionevole, sempre con la prudenza, per rilanciare il turismo. Ecco, questo si può fare, so che la regione ci sta lavorando, ripeto, l'assessore Febbo e Germano De Santis si sono allertati e li ringrazio. Se tutti insieme riusciamo a fare dell'Abruzzo un piccolo esempio virtuoso, positivo, anche in questo senso, tenendo conto che siamo i primi ad averla pensata questa cosa, quindi è una cosa molto importante. Quali le linee guida generali che balneatori ed operatori turistici dovranno adottare in vista dell'apertura della stagione estiva e quale tipo di affidamento, vigilanza e controlli saranno adottati relativamente alle spiagge libere per garantire la fruibilità in sicurezza da parte del pubblico? Queste le tematiche al centro della riunione che ha avuto luogo questa mattina all'Aquila tra la Regione, amministratori di comuni costieri, balneatori ed associazioni di categoria e datoriali che operano nel settore del turismo balneare. A proposito di spiagge libere, Marsilio ha richiamato l'attenzione dei presenti sul fatto che non sarà facile mettere in piedi in pochi giorni una organizzazione tale da poter fare controlli puntuali e capillari in modo da rendere sicure ed accessibili questi arenili, ma che comunque questa azione si rende necessaria per la sicurezza dei fruitori. All'incontro hanno partecipato anche gli assessori regionali Mauro Febbo, Turismo, e Nicola Campitelli, Demanio Marittimo. Dopo le industrie del manufatturiero, che rivestono un grande ruolo strategico a livello nazionale ed internazionale, ha detto Febbo, c'è la necessità, oggettivamente riconosciuta da tutti, che anche il comparto delle imprese e del turismo riparta al più presto con la sua capacità di generare il 13-14% del prodotto interno lordo. Secondo l'assessore, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, che vieta gli spostamenti da uno stato all'altro e da una regione ad un'altra, se non per comprovati motivi di urgenza o di salute al lavoro, il turismo, sia balneare che interno, potrà contare quest'anno solamente sulla presenza domestica, essendo ridotto a zero il tasso delle presenze straniere. Il dottor Paolo Manfreda rende noto che il team di psicologi della Fondazione dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, nel progetto Covid non vi lasciamo soli, ha implementato due nuovi progetti rivolti ad adolescenti, quelli che risiedono in comunità di accoglienza o terapeutiche e quelli dei nostri istituti superiori che in questo tempo di paura e di incertezza del mondo degli adulti spesso pagano le spese del silenzio. In questo momento di restrizioni e forzature, vivere senza una scuola significa vivere con diversi pezzi in meno, professori, amici, voti, feste, amori. Il rischio è quello di sentirsi persi e vuoti, di lasciarsi andare a comportamenti distruttivi, di perdersi nella impossibilità di condividere i cambiamenti del proprio mondo interno. Peggio ancora, il rischio all'orizzonte può essere quello di iniziare a vivere soltanto il proprio mondo interno, sviluppando timori verso il ritorno alla vita fuori dalle mura domestiche. Il progetto realizzato ha lo scopo di fornire agli adolescenti uno spazio per riconoscere i propri sentimenti, uno spazio creativo, ludico e riflessivo nelle loro emozioni. Si è svolto oggi un incontro tra le organizzazioni sindacali di settore della CGIL ed il direttore generale dell'ASL Avezzano sul Mono L'Aquila per far fronte alle problematiche dei lavoratori in somministrazione presso l'ASL 1. Su sollecitazione dei sindacati, il direttore Testa ha sottolineato che nessuno dei lavoratori in somministrazione verrà lasciato a casa. Tutti i contratti sono stati o saranno infatti prorogati di 2 mesi e sono state date ampie assicurazioni rispetto ad un percorso che dovrà essere condiviso con le parti sociali e che porti alla risoluzione dei problemi legati alla precarietà del lavoro all'interno dell'azienda. I sindacati auspicano che le rassicurazioni fornite dal direttore valgano per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori impegnati nell'ASL in regime di somministrazione, dagli operatori sociosanitari agli infermieri, al personale amministrativo e al personale occupato presso il CUP. Il direttore ha inoltre condiviso con le organizzazioni sindacali la necessità della
fidelizzazione dei lavoratori in somministrazione, anche attraverso il riconoscimento di una premialità nelle procedure concorsuali che presto verranno approntate affinché venga riconosciuto un punteggio per il servizio prestato dai lavoratori presso l'azienda, proprio allo scopo di non disperdere le importanti professionalità acquisite in questi lunghi anni di precariato. La CGIL continuerà a vigilare affinché alle rassicurazioni odierne seguano i necessari atti deliberativi e si arrivi con celerità ad una riorganizzazione che deve essere orientata al miglioramento dei servizi e alla continuità occupazionale e professionale del personale impegnato nell'azienda. Bene, con questa notizia abbiamo terminato. Prima dei saluti ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie, a risentirci.